Amici telespettatori, ci troviamo con un altro socio del CAMEC, il signor Giuseppe Passaretti. Allora, incominciamo a presentare ovviamente questa macchina che è particolare, perché? Perché è venuta qui in Italia da Caponord. No, non è venuta da Caponord, ma questa macchina è nata in Italia e nel 1978-79 fu restaurata e come primo viaggio siamo andati con mio padre a Caponord. Quindi siamo partiti da San Giorgio in 21 giorni, sì, siamo partiti prima da San Giorgio a Liri, però per la partenza ufficiale è stata fatta a Roma all'hotel Hilton e siamo partiti. È un particolare che quando stavamo lì sulla terrazza c'erano gli altri amici con le altre macchine e un amico di mio padre disse: Alfred, quanti chilometri vuoi fare al giorno? E papà rispose: ma 500. La risposta dell'altro amico fu: no Alfred, non ce la fai. E io in quel momento, che ero lì a fianco, ho capito che quella non era una vacanza ma era un ride, e finché non facevamo quei famosi 500 km al giorno vi posso assicurare che noi non ci fermavamo, e quando ne facciamo 4,50 il giorno dopo ne dovevamo fare 5,50, se no non si scappava. E questo è stato il viaggio. La macchina poi è ritornata, è rimasta lì e come inconvenienti per strada ha avuto il galleggiante del carburatore che si è bucato a furia di essere spinto dallo spillogonico, una foratura e i cuscinetti che facevano un po' di rumore. Però abbiamo messo molto olio nel differenziale e quindi i cuscinetti si sono lubrificati e siamo ritornati. Allora, vogliamo anche parlare un pochettino dei particolari, così magari mentre noi spieghiamo un attimino i particolari poi scorrono le immagini ovviamente in sovraimpressione. Allora, questa macchina diciamo è rimasta così, difatti se può vedere vicino alla ruota di scorta c'è ancora un pezzo di legno che è stato messo per strada, perché dal posto di guida si vedeva questa ruota di scorta che vibrava e per strada si è preso un pezzo di legno e si è messo là, quello sta lì e non verrà toccato mai. Nell'interno ci sono ancora le gomme da masticare che usava mio padre perché non voleva mangiare, quindi veniva fame e mangiava queste gomme da masticare, e le compresse di Valium perché si agitava, e stanno lì dentro. Ok, quindi l'abbiamo visto anche delle immagini. Va bene, poi devo far vedere il motore della macchina. Magari dopo vediamo anche il motore, quindi alla fine ecco, si evince che è una macchina che veramente riesce a dare ancora delle grandi soddisfazioni. Sì, la macchina ha viaggiato a 50 km all'ora di media, quindi poteva arrivare massimo a 60 per scendere poi a 40, ma insomma 10 ore al giorno di viaggio puro ci sono state. Va bene, allora vediamo le immagini e ci vediamo l'anno prossimo. Allora. Accogliamo con un applauso quest'altro splendore, questo percorso nel passato che ci fa vivere il presente proiettato nel futuro. Passo la parola a Marco Giannubilo. Allora, qui ci troviamo in casa Renault, è una NN Deluxe del 1926, ha una cilindrata pensata per una macchina di così grande mole di soli 951 cm3. Furono prodotti circa 40.000 esemplari, questo è uno dei pochi insomma, che ne è rimasto. Ringraziamo l'amico Sergio Carbone che viene da Latina. Grande passione, ma tenere cura, ma farle viaggiare. Straordinaria anche questa. Passo la parola a Marco Giannubilo. Allora, io volevo un doppio applauso perché quest'anno è il compleanno della 500, quindi detta Topolino, che compie ben 80 anni, quindi tanti auguri alla Topolino. Allora, Topolino del 1936, ha un motore di 569 cm3, la sua lunghezza è di soli 3,21 metri, quindi diciamo la nonna diciamo, della Smart. Ha una velocità di 85 km/h e il suo prezzo all'epoca, quindi nel 36, era di lire 8.900. Portate no, dai nonni, dai bisnonni. Pensate che lui è giovane, quindi l'ha ereditata dal suo papà. Alla Topolino